Wolf e Jacopo Mi, e siamo tornati qua sempre su Minecraft 1.7.2, sì, perché ci piaceva di più della 4. Oh, quindi allora è vero, giusto, abilita la roba. Comunque ci siamo accorti di un'altra cosa: se voi premete il tasto backspace per cancellare, si attiva questa specie di cosa che, tra l'altro, se premete X si allarga pure. Osservate che figa di minimappa. E poi potete fare lo zoom. Com'è che si fa lo zoom? Con i tasti Z e Alt, mi pare. Vede? Anche con la scheda grande potete fare tutto lo zoom che volete. E potete anche saltellare. E poi le prossime, cioè, il mondo di Minecraft è così vasto che non sappiamo neanche tutte le altre tasti che si possono premere. Chissà cosa succede quando premiamo tipo X, quando non abbiamo premuto il backspace, non so. Nei prossimi video faremo vedere tante di quelle novità assolute che sono eccezionali. Ok, allora adesso a questo punto direi di mettervi a corrente i nostri piani, cioè quello di migliorare naturalmente la nostra farm, che attualmente fa schifo. Allora, per farlo dobbiamo, per prima cosa, allargando il lago. Hai fatto un grosso errore, non si deve mai partire dagli angoli, perché sennò l'acqua non è piana. Non so. Comunque adesso, tanto poi quando hai rotto l'altro angolo, torna a posto. Allora, aspetta, quindi aggiustiamo qua. Rendiamo i nostri laghi magari un pochino più arrotondati, cosa che su Minecraft è un problema. Sì, allora questo qua si poi li allarghiamo. Tanto noi abbiamo il giorno da buttar via, quindi lo facciamo anche coperto, perché poi comunque dovremo ricoprire tutto. Perché questa qui sarà la casa coperta, la farm della casa coperta. Secondo io consiglierei praticamente io direi che la farm è la nostra casa e quel coso lì è lo sgabuzzino dove c'è il letto, no? Perché è così piccolo che si può definire solo sgabuzzino. Dicevi? Se la vuoi mettere così. Sì. Comunque lo sgabuzzino non è felice. Sì, adesso ci metteremo 40 anni, io consiglierei comunque di continuare a parlare. Aspetta, spiega qual è più o meno il nostro progetto. Allora, il nostro progetto prevede che praticamente dobbiamo praticamente fare un coso che sta nella cosa, e poi, partendo sempre dal coso naturalmente, dobbiamo ampliare per poi ricoprire il tutto per evitare l'invasione creeperistica, perché negli ultimi tempi praticamente questo fenomeno si è espanso sempre di più nella popolazione giovane, e si può notare anche negli ultimi constatazioni, nelle ultime constatazioni del cavalier Berlusconi, che praticamente vabbè, insomma, ci siamo capiti, ecco, dobbiamo ricoprire il coso nella cosa, perché sennò entrano i creeper, porca troia. Non ci vuole un genio per capirlo. Vabbè. Quindi poi ricopriamo il tutto, facciamo una scala super illuminata, tutto illuminato, così i creeper si spawnano dentro. Non è al contrario. E no, illuminiamo fuori, scherzi, così i creeper si spawnano dentro. Finché la barca va, tu vaffanculo. Vabbè, come possiamo notare abbiamo dei lievi problemi con la corrente, perché, come ho detto, la corrente è creeperistica. Ecco, voilà, abbiamo di nuovo l'acqua infinita. Questa strada dell'acqua infinita qua è troppo bella. Che io avevo già spiegato a Wolf che in realtà se è corrente le piante crescono più velocemente. Ma fa niente. E se soprattutto quando la facciamo coperta, mettiamo tante torce tutto intorno, crescono sempre più velocemente. Ma il problema è che adesso poi dovremo anche andare a recuperare dell'altro carbone, ma vabbè, poi faremo il ritorno in miniera e il ritorno alle varie parti della miniera scombussolate. Sì, che adesso dobbiamo anche pensare a trovare un sistema per orientarci in quella miniera. Sì, perché è un casino, e poi magari abbiamo bisogno di qualcosa che trovi diamanti da solo, tipo, non so, un cerca diamanti, non so, oppure mio zio, che lui se ne intende, ma vabbè. Utilizziamo un CED. Utilizziamo il TomTom in Minecraft. Minecraft TomTom, ecco, una nuova mod. Allora, l'importante è usare il TomTom, sì, vabbè. Non usare il piccone in ferro, che... No. Sì, vabbè, il cubetto spastico. Che poi comunque puoi anche prendere. Perché non, non abbiamo più picconi. No, non è quello in ferro. Ce n'è uno in pietra. Vabbè, andiamo a prendere il nostro. Tanto poi l'acqua sarà tornata infinita magicamente. Bravo, bravo, bravo. Lasciamola aperta intanto, io che arrivi. Non si sa mai.
Adesso arrivano le clip. Chi salutiamo sempre. Naturalmente. Voi non lo sapete, ma mio zio è un creeper. Per questo si orienta bene in Minecraft. Ti consiglio di spicciarti. Io sono convinto che abbiamo sbagliato qualcosa a farlo così, eh. Perché? Ottimo, l'acqua è finita. Cos'ha che non va? Niente. Naso? Cioè che si può vedere su T. Ecco, appunto, che dilacciante. Allora adesso direi che possiamo iniziare a coprire tutto. Sì, fai un po' di pulizia perché onestamente ci sono troppi cubetti tutti sbilenchi, è tutta asimmetrica. Perché a te importa che le cose. Fai notare che qua sotto si possono vedere anche varie cose, tipo dove è nord, l'est, l'ovest. Che naturalmente serve sempre tanto in Minecraft. Sì, per capire la cosa propria. Ah, giusto, e poi abbiamo fatto un'altra eccezionale scoperta. Possiamo salvare i punti nella mappa, giusto? Ne approfitto per passare la parola a Wolf per salvare di fronte a casa nostra un punto della mappa. Ecco, adesso poi quando abbiamo finito qua lo salviamo. Così possiamo trovarlo rapidamente. E non dobbiamo più fare come... E facciamo il waypoint che chiamiamo casa. E poi ne faremo un altro magari che chiamiamo scala della miniera, dove c'è l'altra scala che scende che abbiamo usato per salire. Che è la scala di emergenza. Se sei inseguito dai creeper, tu scendi o sali di lì e sei salvo. Intanto dietro, se sei inseguito e devi scendere, ti chiudi dietro con qualche cubetto, i creeper sono chiusi fuori, poi esplodono, ti tolgono i cubetti da soli e tu non devi più fare niente. Prendi i cubetti e basta, loro non ci sono più. Allora, io direi, qua lasciamo una parete, aspetta, uno, due, tre, no, tagliamo ancora di uno. E poi qua scaviamo in modo da allargare questo pezzo qua. Sì, e poi allunghiamo magari i cubetti e la lista qua, che non è ben fatto. Sarà un lungo lavoro, ragazzi, un lungo, lungo lavoro. Secondo me qua, per fare sta mia, qua ci saremo 40 anni. Quindi poi magari tagliamo dei pezzi. Anche se comunque rimarrà sempre troppo lungo. No vabbè, la prossima volta velocizziamo per davvero i nostri video. Li velocizziamo, togliamo la voce e mettiamo una musichetta di sottofondo, tipo quella di Minecraft. Quando è in relax. Io consiglierei Linkin Park. No. Sì. No, metti la musichetta relax di Minecraft, quella che fa tum tum tum. Che onestamente è una figata. Qua, qua. Sì, adesso poi dobbiamo anche sistemare qua, qua, qua. No, aspetta. Dobbiamo sistemare questo angolo qua. Questi cosi qua non ci servono. Togliamo tutto qua. Poi alla fine queste cose qua non ci serviranno più. Durante la scala che abbiamo fatto dov'è che è? È più là, adesso poi la recuperiamo. Ah, eccolo lì. Sì. Si vede. E secondo me poi per farla dovremmo anche sistemare le torce. Sì. L'idea iniziale era quella di fare dei cartelli con delle frecce per indicare praticamente dov'è casa nostra, però poi dato che abbiamo scoperto che premendo il tasto esce la minimappa, direi che non ci servirà. Non ci serve più. È una scoperta eccezionale, eh. C'è anche del carbone, se vuoi. Sì, la cosa più inutile. Chi l'avrebbe mai detto comunque? Adesso col carbone recuperiamo perché no. Aspetta, vediamo. Sì, direi. Poi lo allunghiamo ancora di uno sto collo qua. Il laghetto, allunghiamo uno di qua, qua lo allarghiamo tutto. Ragazzi, sarà una cosa molto lunga. Non naturalmente come coprire il lago di lava. Nella minimappa forse ho visto dei cosi. Cos'è che sono? Dei polli? Sì, ci sono, sì. Dei cosi che camminano. E la cosa bella è che noi ci eravamo lamentati tanto che non riuscivamo a trovare il carbone. E abbiamo il carbone di toccarla. Come giusto che sia, naturalmente. Ma poi tanto quando andiamo in miniera magari troviamo un sistema alternativo per trovare i minerali. Forse, forse no. Tipo caricare un'altra mod. Via con le mod. Purtroppo l'unica che non siamo ancora riusciti a installare è la Herobrine mod, che
Non so, sarà che Herobrine c'è già di default in Minecraft e non ci riesce, però non ci riusciamo proprio. Che ora è cos'è? Il fratello di Notch. Sì. O di qualcun altro. Non si è riusciti neanche a mettere la Chuck Norris mod, che c'è Chuck Norris che ti insegue, ma non so. Non sarebbe tanto consigliare da mettere, perché vince sempre lui intanto. Come Herobrine. Però Chuck Norris è più figo perché ha il pick up. Ho paura, sai. Falla alta a casa nostra, non tutta così bassa. Falla no, va bene, 3 poi il compleanno. No, falla di 4. Perché sprecare tutto questo carbone? Scusate. Se lo chiedono tutti. Tanto bel carbone. Poi attualmente sto buco qua lo ricopriamo. Qua sono le 10. Sta venendo già notte. Sì. Che sfiga. Allora aspetta, ricopriamo questo buco qua con terra. Dobbiamo farla all'italiana. Cioè per metà. Ecco, proprio così. Così all'italiana. Ecco, così, così si risparmiano anche i cubetti. No, vai. Questo è facile. Questo è facile. Lascia andare. Lascia andare. Non devi ricoprirlo tutto tanto. Ecco. Cioè, sono più casinista. Non a fare un cazzo. Ma non devi ricoprirlo tutto. No, aspetta. Perché qua... Scusa, qua c'è il buco. Pazienza, lo lasci. No, contento. No. Ma contento, tio. Ci servirà tanta terra, allora quindi direi di andare a dormire e poi ritorniamo, anche se la nostra fedele minimappa non ci segnala niente, proprio corto. Ok, allora ha piantato da qualche parte qualcosa dentro la porta. Vabbè, chiudiamo la porta e andiamo a fare un giretto. Mamma, io esco. Vado a comprare la droga. Mi sembra. Metti qualche torcia intanto lì sotto, che prima che poi ci spawna il mostro. Hai fatto un grosso errore con quell'angolo. E intanto adesso poi lo facciamo un altro. Adesso non riesci più a recuperarlo, vedi? Prendi un secchio, ce lo dovresti avere nell'inventario. Basta un secchio e puoi prosciugare anche nell'angolo e si ripristina tutto. No, devi farlo anche nell'altro angolo. Schifo. Forse non basta. No, infatti, devi farlo anche al centro. E ho mica l'ho fatta io l'acqua infinita in Minecraft. Non so se sia me che stiamo sbagliando tutto o che... Niente, vabbè, non abbiamo più l'acqua, di scherzo. No, aspetta. Siamo, eh? Ecco, appunto, tu inizi a far così, poi magari l'acqua infinita viene da sola. Vabbè, niente, abbiamo capito che... Ah no, è vero, un'idea. Proviamo, eh, magari funziona, magari no. Far cosa. La mettiamo in tutti gli angoli. Sì, certo, appunto, però è lungo. Vabbè. Questi qua sono i problemi di Minecraft. Di Minecraft. Bello che poi sto qua c'ha delle braccia che sono lunghe come un dio. Sai che io mi ricordo che se tu ti allontanavi un po' poi non c'erano più questo tipo di problemi. Cioè, se tornava da sola. Ecco. Ma prendila qua che fai prima. Prendila lì, ecco. No, devi farlo nell'angolo, porca troia. L'angolo di così. Ok. A posto. Tanto è già venuta notte. No. Per fortuna, sono arrabbiato. Cioè, abbiamo anche il carbone sotto.
in realtà poi lo sistemiamo. Poi tanto questo pezzo qua lo allunghiamo un po', cioè lo accorciamo un po'. No, perfetto. Velocizziamo un po'. Ah, sì. Per non annoiare i nostri utenti. Tanto, cazzo, ce n'è qui. Attento alle bolle d'aria, eh. Com'è che non taglia? Non rompe. Ah, sott'acqua è rallentato. Ti do il permesso di usare il piccone di ferro. Tra noi per il piccone di ferro ci vuole il permesso. Sì, il mio. No, 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 senti, non mi va di scavarlo anche su. Appunto. Sotto sì. No, no. Stai diventando un casino. Sei tu che sei incasinato. Ah, no, posso no. Sapere, porca troia. Ci vuole un'intelligenza oh, della Madonna per fare una cosa così. Per giocare a Minecraft. Ti posso dare un ti posso dare un suggerimento per farla diventare infinita subito? Vabbè, io ti darò un suggerimento. Del tipo? Del tipo scavare un bel canalino qua che faceva contenti tutti. No. No, non devi prenderla nell'angolo, cazzo, te l'ho già detto. Non devi mai prenderla negli angoli. È un po' bucata, eh. Sei tu che sei incapace, io la facevo diventare... In 3 secondi la facevo diventare... Oh, ecco. Quasi, ce n'è ancora uno di là. Non si fa così. Non si fa così. Io stacco la qua, sei incapace, sei incapace. È spettacolare. No, per favore, Wolf. Si vede proprio che non sai fare un cazzo. Da qua. Eh? La Madonna. Io non ho mai visto un qualcuno di più imbranato in Minecraft. Tranne me all'inizio. Allora, qua c'è un buco della Madonna. Io non so com'è che hai fatto a farlo. Ah, sì. Comunque. Senti, faccio. Faccio io. Ci vorrebbe la webcam. Faccio io. Aspetta. Scusa, chiudiamo i buchi. Allora, versala dove dico io. No, ma scusa, cazzo. No, non sono chiusi i buchi. Non vanno chiusi. Dov'è che devo versarla? Da qua. Non puoi farlo da qua, non vedi l'angolo. Allora, questa corrente qua che va di lì, quindi il problema è... Dove cazzo è il problema? Ci dovrebbe essere un punto più in basso. Qua. Eccolo lì. Qua è il problema. Allora, il problema è che è indiscutibile. Ok. Ma porca troia. Non so più dove cazzo versarla. La situazione è migliorata lievemente, eh. Aspetta, si passa. Più di buchi. Quello che ti dico da mezz'ora. Ottimo, adesso va molto meglio. A posto. No, chiudi anche l'altro punto, gli altri due, scusa. Oppla. Voilà, perfetto. Ok, adesso dovrebbe essere infinita, se non sbaglio. Vedere. Fai vedere agli utenti che è infinita. No, è finita. No, non è infinita. È infinita. Ok. A questo punto. Allora, a questo punto allarghiamo qua. Facendo, sperando che la sabbia non ci cada in testa. Scusa,
Ora, a questo punto io direi di fare il sistema, lo facciamo, sì vabbè, sì, sicuramente così, vabbè, comunque sistemiamo tutto in modo che praticamente sia, non sia una cosa unica ma siano cose diverse. Non dovevi unirlo subito, dovevi prima finire di rompere, perché adesso tutti i canali non sono, minchia, ma tu non sai niente sull'acqua infinita, rompi tutti sti... Faccio. No, hai la tua acqua infinita che poi non andrebbe messa perché rallenta la crescita delle piante. Oh, ma ce l'ha con questa storia qua, è solo verità. Ci accontentiamo. Comunque stavo dicendo, al posto di fare un posto unico facciamo varie parti. In questo modo, se la parte viene invasa retta, il piede abbiamo sempre un altro. Non ha senso. Invece sì. Scusa, metti una porta, metti qua, e qua fai tutta una cosa. Adesso la dobbiamo chiudere. E allora perché l'hai aperta? Perché non era il progetto originale. Sì, per fare sta cosa qua sprecheremo un sacco di cubetti, ma fa niente. Poi quando ti salverò la vita dai creeper mi incasserai. No. Sì. Perché tu muori sempre a Minecraft per colpa dei creeper. Creeper. A posto. A posto. Quindi questa qua è la scala. Potevamo anche farla in un'altra parte, fa niente. Quindi chiudiamo qua. Che poi comunque anche per la scala dovremmo fare un'altra porta. Facciamo 40.000 porte con la crema. Ok, vai. Posso sapere perché stai rompendo? Il mouse è impazzito. No, non è il mouse, sei sì. Tu. E il mouse è impazzito, fidati. Non è bello lavorare di notte. Vabbè, tanto la minimappa non segna nessuna attività, quindi... Continuiamo, no, aspetta, però... Sì, che dobbiamo proprio farla di là. Ah, no, senti, facciamo una cosa. Cosa? Qua mettiamo una porta e quindi la mettiamo insieme. Nel piano di fare tre, ma ne facciamo soltanto due. Fidati di me, so quello che faccio. Almeno spero. Ok. Direi di chiudere qua più o meno. No, ho sbagliato. Non si è fatto niente. Teoricamente se tu cadi da qua tu dovresti farti qualcosa. Poi vabbè, magari aumentiamo l'illuminazione del video perché non si vede un cavolo. Boh, io ci vedo benissimo, sai te che avrò gli occhiali. Tu sei mezzo orbo. Tu padre orbo. Ma tu. Ci mettiamo a insultarci e non lo finiamo più. Allora, cos'è sta? È uno dei muri. Ma tanti creeper arrivano dall'alto se non lo chiudi. Sì, non so, ma adesso prima faccio i muri e poi faccio tutto. Non va bene questa. Sta calmo. No. Qui qua sistemiamo bene. Sappiamo anche la scala. Adesso qua abbiamo fatto la scala. Poi la sistemiamo. Quindi sistemiamo qua. Qua, okay. Abbiamo preso un'area senza mostri. Qua ok. Neanche un mob. Ok, a questo punto ci facciamo
Com'è che hai della polvere a sparo? Come polvere a sparo? Cos'è quello da 8? Argilla. Non pensavo polvere a sparo. No, 28, 31. Quanto facciamo? Tanto Opa. Poi se ci serve il carbone bruciamo la linea, tanto ce ne abbiamo. Allora, aspetta, c'è una colla via secca, questo non ci serve, anche la zappa. Mettiamo le torce. E adesso riempiamo questo posto qua di torce. Giusto. Quindi aspetta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No, facciamo una colla, visto che adesso dobbiamo chiudere il video. E visto perché stanno arrivando dei mostri. No. Sì, quelli rossi colletti. Lo so, però. Sono dei mostri, ma non stanno arrivando. Vabbè, comunque andiamo a dormire. Quindi ci vediamo alla prossima puntata dove continueremo la nostra farm. Bella a tutti da Wolf e da Jacopo.